puntata di Piuttosto che Murakami, la rubrica che vi ricorda che se state spasmonicamente aspettando il nuovo romanzo di Haruki che dovrebbe uscire a fine di quest'anno, beh, magari nel frattempo potreste scoprire che oltre a Murakami c'è tutta una letteratura giapponese da esplorare che può essere altrettanto divertente se non addirittura migliore. E oggi andiamo a parlare di quello che è un nome piuttosto noto tra i lettori giapponesi di questo periodo, tant'è che il mio primo ricordo legato a Miyashita Natsu riguarda un tweet di un docente che ormai da 30 anni insegna letteratura inglese in Giappone, e lui con quest'aria un po' rammaricata diceva: ecco, appena ero arrivato qui in Giappone i miei studenti divoravano i romanzi di Dazai Osamu. Oggi se leggono al di fuori della scuola, e non è detto che lo facciano, più che altro leggono i romanzi di Miyashita Natsu, e dal tono si capiva che non è che propriamente vedesse questa curva come evolutiva. E devo dire che con il professorino io sono sostanzialmente d'accordo, e quindi oggi vi vado a parlare con un po' di disappunto del primo romanzo di questa scrittrice giapponese che approda in Italia nel silenzio generale, perché ovviamente è pubblicato da Mondadori, che mette le mani sugli scrittori più attesi e poi non fa nulla per pubblicizzarlo. Quindi ho scoperto del tutto casualmente che è finalmente stato pubblicato in Italia da pochissimo Un bosco di pecore d'acciaio, uno dei romanzi più noti di questa autrice, di cui tra l'altro poche settimane fa è uscito in Giappone l'adattamento filmico. È un modo evocativo e metaforico di parlare del pianoforte, che è fatto di legno, quindi è un bosco. È fatto di martelletti, di feltro, di lana di pecora, quindi di apecore, che creano musica percuotendo corde d'acciaio. E secondo me è veramente questo il punto forte del romanzo. Se amate le storie che raccontano la musica in prima persona, i loro protagonisti, il dietro le quinte, e cercate qualcosa di un po' diverso dal solito, non dovete lasciarvi sfuggire questo romanzo, perché racconta sì la musica classica, gli strumenti, i musicisti, ma soprattutto racconta il mondo dell'accordatura. Il protagonista 17enne del romanzo si chiama Tomura, è un liceale e non ha la più pallida idea di che direzione dare alla sua vita, almeno finché un professore gli chiede di accompagnare l'accordatore in palestra per sistemare lo strumento musicale della scuola, e lui, di fronte al cambiamento repentino che ha il suono dello strumento dopo l'intervento, non sente, vede il bosco in cui è nato e cresciuto. Lui infatti è originario di uno sperduto paesino, probabilmente dell'Hokkaido, tant'è che ogni tanto ci sono dei termini Ainu, è propriamente un'etnia abbastanza diversa rispetto a quella giapponese vera e propria. Lui viene da quella zona ed è dovuto addirittura scendere più a valle, arrivare in città per poter frequentare il liceo. E in quel momento rivede il bosco della sua infanzia, quello dietro casa di sua nonna, rimane trasecolato, sente un'emozione fortissima e decide: voglio diventare un accordatore. Quindi si rivolge subito al signor Itadori, che è appunto questo accordatore, e gli chiede consiglio, e lui gli dà il nominativo di una scuola. Dopo questo breve incipit, il romanzo fa un salto e ritroviamo Tomura all'uscita con diploma conseguito dalla scuola degli accordatori, che va dalla Ito Strumenti, dove lavora Itadori, per chiedere lavoro, e lo ottiene. E qui comincia il suo lungo iter per passare da praticante, aspirante accordatore, ad accordatore vero e proprio. Usa con molta parsimonia il termine di talento, non è diviso in accordatori bravissimi e chiaviche, no, si parla sì della costanza, dell'adattarsi, ma anche di comprendere innanzitutto i propri limiti, non arrendersi agli stessi, ma cercare una strada diversa per ottenere. Tra i collaboratori c'è poi Yanagi, che sarà il mentore, il senpai di Tomura, e gli insegnerà appunto a approcciarsi al mondo dell'accordatura, non solo ad accordare il piano, ma anche a tutto quel contesto clientelare. Loro vanno di casa in casa, entrano nelle case delle persone e si occupano di pianoforti di principianti, di bambini, di pianoforti trascurati, di pianoforti di professionisti, di pianoforti dimenticati. Capire il cliente, le sue esigenze, tarare il pianoforte sulle capacità del pianista. È un romanzo sulla musica dal punto di vista però a cui non pensiamo mai. Quando vediamo una bella esecuzione di musica classica pensiamo a un pianista molto bravo, a uno strumento eccellente, ma mai all'accordatore. E dopo aver letto Un bosco di pecore e di acciaio capirete quanto è
cruciale anche questa figura nella realizzazione di quel suono che ci emoziona. Bisogna ammetterlo, è estremamente giapponese, in come per esempio Tomura si approccia al suo lavoro. Di fatto ci sono colleghi anche sgradevoli e lui non pensa mai con malizia, con cattiveria delle persone anche quando gli fanno gli sgarbi. Analizza in maniera molto matura, lui che ha una ventina d'anni, io probabilmente neanche 80 anni avrò questo approccio molto zen, molto ragionato, riflessivo e propositivo, tutto quello che gli succede intorno. C'è veramente una forte componente di un certo tipo di carattere che non è universale, ma è molto più diffuso, almeno questo è il mio sentire, in Giappone rispetto che in Italia. E questo si può promuovere. È bello anche questo suo rendersi conto, man mano che prosegue con l'accordatura, di aver trovato tutto uno scopo, di essersi inoltrato in questa foresta professionale, ma di non essere sicuro di uscirne, quindi le sue angosce, le sue paure, sfiora temi importanti, si parla anche di disagio psicologico per alcuni personaggi e soprattutto di sconfitti, persone che devono mettere a fuoco il fatto che quello che vogliono fare non lo possono fare, devono arrendersi a queste evidenze e trovare una soluzione. Può essere propositivo, però lo trovo anche un po' consolatorio, un po' privo di mordente, e vuole essere emozionale più che essere ciò che il Giappone è un po' troppo privo di contraddizione, è quello che il Giappone piace proiettare, proiettarsi della propria natura. È un po' come vedere un film di Makoto Shinkai, appunto leggere un romanzo di Murakami in cui tutti sono sensibili e delicatissimi. Chiaramente mi aspettavo, data il fatto che comunque questa autrice ha vinto con questo romanzo il National Bookseller Award ed è stata candidata al premio Naoki, che è sostanzialmente il premio un po' eyebrow, un po' fighetto giapponese, insomma mi aspettavo qualcosa di più, però comunque non sono rimasta delusa dalla lettura, anche perché il mondo musicale è davvero è analizzato nel dettaglio senza tecnicismi, senza essere troppo pesante, e ti permette di fare delle riflessioni interessanti. Per esempio, una cosa che mi ha molto stupito e che mi sono dovuta appuntare perché è un po' troppo tecnica: il suono di riferimento per l'accordatura del piano è quello di un certo La, e la sua frequenza all'epoca di Mozart era di 422. Oggi invece la frequenza continua ad alzarsi e pochi anni fa era 435, adesso è già 440, ma alcuni impostano i pianoforti su 442, il che vuol dire che la musica che noi ascoltiamo noi è accordata su dei suoni molto più alti, e quindi la stessa composizione all'epoca di Mozart suonava decisamente diversa, per poi non dire, ma questo io lo sapevo già seguendo parecchi musicisti giapponesi amanti dei clavicembali, ma attenti che suonano metal, che dovete contare che fino a un certo punto non c'era pianoforte ma c'era il clavicembalo, quindi adesso noi ascoltiamo dei pezzi che sono, virgolette, riadattati, perché il clavicembalo è un po' diverso. Insomma, l'assunto è niente di imperdibile, mi aspettavo un pochino di più, ma se vi piace la musica o se vi piacciono i romanzi delicatissimi, conviene darci un'occhiata, io rimango team Dazai Osamu. E si conclude qui la mia recensione di Un bosco di pecore d'acciaio. Stavolta non vi ho fatto troppo attendere per una nuova puntata piuttosto che Murakami, perché so che voi un po' amate la polemica, un po' amate la Gabby contestatrice, e quindi credo che presto arriveranno altre puntate. Ci ritroveremo, se avete voglia, sempre qui e altrove, sotto l'egida di Gerundio Presente. Buone letture!